Anche quest'anno torna il Guardie Grele Opera Festival, un evento che nella città di Pietra di D'Annunziana Memoria avrà la musica come protagonista. Si comincia oggi pomeriggio alle ore 18:30 presso il Bar Phil con la presentazione dei libri di Elsa Flacco e Maurizio Colasanti, due testi che in modo diverso raccontano storie e affrontano questioni che coinvolgono il mondo della musica e che ben si innestano nel contesto del Guardie Grele Opera Festival. Come spiega al nostro microfono la scrittrice, insegnante e organizzatrice del festival, Elsa Flacco, autrice della biografia di Giuseppe Dell'Orefice, un canto interrotto sulla scena napoletana dell'Ottocento. Ci sono voluti ben 3 anni di ricerche, un po' negli archivi e nelle biblioteche dei conservatori di tutta Italia, da Vicenza, Parma, Roma, Napoli. È stata insomma una ricerca laboriosa per ricostruire la biografia, la vita di questo personaggio musicista molto interessante, originario di Fara Figlio Rumpetri, ma che è stato per ben 5 anni direttore al Teatro San Carlo a Napoli e ha composto delle opere importanti. È stata una celebrità nella sua epoca, però poi è stato un po' ingiustamente dimenticato. E oggi c'è una doppia presentazione letteraria perché insieme con il mio libro verrà presentato un saggio del maestro Maurizio Colasanti, che poi sarà il direttore proprio del Barbiere di Siviglia domenica, che ha scritto un libro sulla musica contemporanea. La musica è sfinita, è il titolo, e quindi oggi ci sarà Loris Di Giovanni che presenterà entrambi i libri, ci sarà anche un intervento di Giovanni Legnini e la partecipazione straordinaria di Enrico Stinchelli, che sarà il regista del Barbiere di Siviglia, e Susanna Rigacci, soprano, che accompagna Ennio Morricone nelle sue tournée internazionali. E poi tutto un calendario di appuntamenti molto importante e interessante dal 14 fino al 27 luglio, quindi per 2 settimane, iniziando con il Barbiere di Siviglia domenica, per proseguire poi il 20 con un concerto interamente dedicato a Mozart, un concerto per flauto e orchestra, una sinfonia, un'ouverture, poi il 24 una serata speciale con tutti gli amici del Go Festival, Go and Friends, l'abbiamo così chiamata, e con la partecipazione appunto di Susanna Rigacci, di Vanessa Gravina, che sarà poi la regista dell'ultimo appuntamento, il 27, è una serata dedicata a Claudio Monteverdi con il combattimento di Tancredi e Clorinda e una selezione dei più bei madrigali appunto di Monteverdi.